Elisabetta, the floor is yours. Thank you. Thank you, benvenuti in questa seconda giornata. Welcome everyone. Scusate, buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda e conclusiva giornata della conferenza finale del progetto Joint Secap, questo progetto Interreg Italia-Croazia. Ieri abbiamo ascoltato le relazioni tecniche che hanno illustrato il grandissimo lavoro. Devo dire che sono rimasta veramente sorpresa, favorevolmente, anche emozionante vedere il lavoro che è stato condotto su questi temi dell'emergenza dei cambiamenti climatici, riportata sul territorio. Quindi le due sponde dell'Adriatico, la risposta delle due sponde dell'Adriatico, gli scenari possibili dei rischi e i possibili scenari soprattutto dell'adattamento a questi cambiamenti climatici. Mi ha molto colpito la possibilità di questa piattaforma della web platform per quanto riguarda proprio la possibilità di poter seguire i cambiamenti climatici e di adattare gli strumenti che sono stati pensati di volta in volta. È una nuova frontiera. Dopo tanti anni, io sono oltre 30 anni che mi occupo di queste tematiche, è una nuova frontiera che va sicuramente implementata e anche comunicata. Devo dire che la comunicazione sarà importante dal punto di vista dei media. E la giornata è molto intensa anche oggi perché oggi abbiamo la sessione politica, la conclusiva sessione politica, ma c'è anche spazio per raccontare questo progetto e quindi tirare le fila di questo progetto. Siamo in attesa del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. Sono Poi, qui con voi. eccolo, salve, buongiorno presidente, piacere di rivederla. Mi fa Buongiorno a molto voi. piacere averla in questa sessione così importante. Ho fatto un brevissimo cappello così appunto per quanto riguarda i lavori di ieri, dove l'Abruzzo, le Marche sono in prima linea insieme alla Croazia proprio per ottenere una visione comune e avere una rete, una task force comune di intenti comuni, ma anche di metodologie comune per poter operare sul territorio. Quindi abbiamo il presidente dell'Abruzzo Marco Marsilio, seguirà il rettore dell'Università di Camerino Claudio Pettinari, la professoressa Rosalba Donofrio ci illustrerà il progetto, quindi tirerà le fila di questo del progetto SECAP. Poi passeremo con la Caterina Fortun per la Direzione Generale Clima sulle strategie europee e la Fabiana Baffo del Ministero della Transizione Ecologica sulle strategie in Italia degli adattamenti ai cambiamenti climatici. E Dunia Mazzocco Drvar per invece le iniziative in Croazia. Diana Grasin Petrovic sull'Interreg Italy-Croatia Program, e poi Julie Domach per i sindaci e anche il presidente di Fedarene, che ringrazio per l'organizzazione di questo evento, e ringrazio anche la Regione Abruzzo che mi ha dato questa possibilità. E dopo questa brevissima introduzione passo la parola per un saluto iniziale al presidente Marsilio. Buongiorno, saluti a tutti, soprattutto ai nostri amici dell'altra sponda dell'Adriatico, i nostri amici
della Croazia con i quali abbiamo svolto questo, stiamo svolgendo, portando avanti questo programma di cooperazione, di studio, di ricerca che ha visto la regione Abruzzo insieme alle altre regioni della costa adriatica, partner dell'iniziativa, protagonisti nella realizzazione di piani di azione locali per l'energia sostenibile e il clima che abbiamo fatto in coordinamento con diversi comuni abruzzesi, un'esperienza significativa e preziosa che intendiamo anche replicare in tutti i comuni per accelerare la transizione ecologica e la neutralità climatica che ci vede impegnati in prima linea. È in questo lavoro importante, difficile, significativo, che oggi è al centro delle politiche europee, non posso che ringraziare e stimolare ad andare avanti l'assessore Nicola Campitelli, che concluderà questi lavori e che ringrazio per avermi anche chiesto di presenziare, partecipare e portare il saluto della regione, la dirigente Rizflacco, che ha lavorato molto su questi progetti riguardanti la transizione ecologica, le nuove strategie energetiche. Da questo progetto è emersa l'importanza della cooperazione delle reti tra i comuni e di un processo condiviso che deve essere flessibile e adattabile per affrontare i cambiamenti climatici e adattare i territori. È importante mettere a punto questa strategia comune basata su questi, sulla condivisione di questi obiettivi. Il progetto Joint SECAP è un esempio concreto di come affrontare i cambiamenti climatici nei loro effetti drammatici su piccola scala, nei territori come quelli delle due sponde dell'Adriatico, attraverso la conoscenza dei territori, l'analisi dei rischi e delle vulnerabilità, la conoscenza degli scenari climatici e la calibrazione, la condivisione con gli stakeholder degli interventi da mettere in campo. L'Abruzzo è in prima linea con tutti gli altri partner istituzionali e la conferenza che ieri e oggi è in corso darà elementi utili per attivare, per proseguire in questo processo che ha come obiettivo principale la costruzione di territori resilienti e il loro sviluppo sostenibile. Quindi buon lavoro a tutti, grazie per essere tutti ospiti di questo incontro virtuale, nell'auspicio che presto ci si possa trovare fisicamente sull'una e sull'altra sponda dell'Adriatico per portare avanti i nostri progetti e i nostri comuni obiettivi. Buon lavoro e buona giornata. Grazie Presidente Marsilio, grazie molto dell'Abruzzo in prima linea in questo progetto. Passo la parola al Rettore dell'Università di Camerino, Claudio Pettinari. Grazie, mi sentite? Posso parlare in italiano oppure c'è una traduzione? C'è una traduzione. Ok. Allora, intanto il mio primo ringraziamento va al governatore Marsilio, che ha utilizzato delle parole importanti nella sua introduzione. Ha parlato di cooperazione tra le due sponde e di cooperazione fra le nostre regioni. E questo è fondamentale perché solamente azioni sistemiche, azioni di sistema possono aiutarci nel superamento di questo enorme problema che è climate change. C'è oramai ampia evidenza scientifica del riscaldamento della Terra, del fatto che i cambiamenti climatici siano inequivocabili. Io ricordo alcuni dati e oramai li ho abbastanza fissi nella memoria. Quando, ero studente, ricordo che un docente mi disse quanto sarebbe stato un problema se la percentuale in ppm, se la concentrazione in ppm del biossido di carbonio avesse raggiunto i 400 ppm. Li abbiamo superati.
La temperatura globale dal 1880 è aumentata di ben 2,1 gradi e ogni 10 anni si riduce il ghiaccio artico del 13%. E c'è un dato che a me impressiona, soprattutto per le nostre regioni, Italia e Croazia, che si affacciano sull'Adriatico con le loro coste, perché ogni anno il livello del mare aumenta di 3,3 mm e dobbiamo immaginare che se trasferiamo questo dato su un secolo è come se in un secolo abbiamo un aumento del livello pari a 3,3 metri medio, in alcuni casi il valore è addirittura più alto. È evidente quindi che questo sia un problema importante, che progetti di cooperazione, progetti come quelli che sono stati portati avanti e che si avviano alla conclusione, ma che sono solamente dei progetti start-up, come questo che la nostra professoressa Rosalba D'Onofrio, e la ringrazio, stanno gestendo, hanno un ruolo fondamentale. Noi dobbiamo insieme capire quelle che sono le azioni che gli uomini devono mettere in campo per far sì, gli uomini, le donne, le persone devono mettere in campo per far sì che questo cambiamento climatico si mitighi. E per far questo è necessario che le persone cambino i loro comportamenti, che le persone cambino in parte i loro consumi, che le persone siano più consapevoli di quello che è l'effetto dell'attività antropica sul nostro pianeta. Non solo per questo poi, perché è evidente che il cambiamento climatico sta cambiando anche la disponibilità di quelle materie prime che per noi sono indispensabili. E con una popolazione che cresce, come sta crescendo, in maniera importante, in maniera grande, è abbastanza chiaro a tutti che dobbiamo fare grande attenzione alle risorse, al recupero dei materiali non più utilizzati, al loro possibile riuso e riutilizzo, senza andare a impattare più di tanto su quello che è l'ambiente e con una parola che tutti dobbiamo tenere in mente, che è quella della sostenibilità. Ringrazio tutti i partner, ringrazio la Commissione Europea che crede fortemente più di ogni altro in queste iniziative. Ringrazio il nostro Ministero per la transizione ecologica, è un segnale estremamente importante quello di avere un ministro per la transizione ecologica, significa che c'è veramente e finalmente una grande attenzione a tutto ciò. E augurando un buon lavoro per questa giornata finale di questo Joint SECAP Project, auguro a tutti noi, lo dico veramente con il cuore, che gli effetti dovuti a cambiamenti climatici possano essere ridotti nel breve e medio periodo e che soprattutto quei parametri di cui ho parlato prima e che tanto ci stanno preoccupando possano almeno subire un primo arresto e magari in alcuni casi tornare indietro. Buon lavoro e grazie per l'invito. Grazie al rettore Claudio Pettinari, rettore dell'Università del Camerino, per le sue parole. E io passo, siccome siamo leggermente
pochissimo ritardo di qualche minuto, passo velocemente la parola alla coordinatrice del progetto Joint SECAP, alla Rosalba D'Onofrio, professore di urbanistica all'Università di Camerino e ricercatrice proprio in queste tematiche nazionali e internazionali. Prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio il governatore Marsilio, l'assessore Campitelli della Regione Abruzzo e il mio rettore. Grazie molte per questa partecipazione e tutti gli illustri relatori di questa mattina. Grazie molte perché è il riconoscimento di un lavoro a cui teniamo particolarmente. Solo poche parole per permettere a chi non ci ha seguito ieri di entrare un po' nel cuore del progetto Interreg Italia-Croazia Joint SECAP e cogliere l'importanza per il nostro progetto proprio, diciamo, delle relazioni di questa mattina e io spero anche del dibattito che seguirà. Con il progetto Joint SECAP, Joint Strategies for Adaptation to Climate Change in Coastal Areas, 8 partners italiani e croati, coordinati da UNICAM, hanno lavorato insieme a un processo per preparare i loro territori ad adattarsi ai cambiamenti climatici secondo i principi espressi a livello internazionale dai documenti del Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia. È un percorso congiunto fatto da una rete di comuni, circa 40 comuni, dell'isola di Corciola, coordinati da Vela Luca, che ringrazio, dell'isola di Brac, coordinati dalla Contea di Split Dalmazia, dalla regione Primorie Gorski Kotar, coordinati dalla Contea Primorie Gorski Kotar, comuni dell'area di Dubrovnik, coordinati da Sdegues, comuni dell'Istria coordinati da Irena, insieme ad una rete piuttosto nutrita di comuni dell'Adriatico italiano coordinati da San Benedetto del Tronto, da Pescara, dalla regione Abruzzo, con riferimento a 2 aree target, una costiera e una, diciamo, un pochettino più interna. Questa rete di comuni è consapevole che la sfida del clima impone strategie e programmi condivisi piuttosto che approcci e azioni individuali. Questo è in qualche modo, diciamo, quello che abbiamo imparato da questo progetto. Prego, se qualcuno mi può andare avanti con le slide, se è possibile. Grazie. In questa slide vedete, insomma, i nostri partners e bene o male anche la localizzazione, diciamo, delle nostre aree target. Andiamo avanti. Il progetto Joint SECAP propone quindi una metodologia in 2 fasi che ha permesso di individuare attraverso un processo condiviso e partecipato le componenti del rischio climatico e i livelli del rischio di ogni area target, 9 aree target, di valutare come i rischi potranno aumentare in intensità e frequenza se non si interviene, di progettare insieme possibili misure di adattamento e di azioni congiunte per affrontare una varietà importante di hazards che attengono l'innalzamento delle temperature, la siccità, ma anche le precipitazioni intense, la scarsità nelle risorse idriche, il rischio alluvioni, hazards che generano rischi per la salute, per le attività economiche, per le infrastrutture. Andiamo avanti. La costruzione di una metodologia comune ha permesso la predisposizione di circa 40 catene d'impatto. I settori economici che risultano oggi più esposti nelle 9 aree target sono il turismo, il settore agricolo e forestale, la salute dei cittadini, il settore delle costruzioni. Sebbene i rischi per tutte le aree target sono attualmente intermedi, in prospettiva questi rischi sono destinati ad aumentare, soprattutto in alcune di queste aree target e con riferimento ad alcuni settori specifici. Ne cito solamente alcuni. Ad esempio, nel comune di San Benedetto, il rischio alluvioni
e gli impatti sulle strutture urbane e le persone si prevede che siano molto alti nei prossimi anni. Nell'area dell'isola di Brac e anche dell'isola di Corciula, l'innalzamento delle temperature e l'aumento delle precipitazioni rischia di mettere in serio pericolo l'attività turistica, che attualmente è la maggiore fonte di ricchezza di questi territori. Questi rischi aumenteranno nel futuro e bisognerà quindi essere preparati. Prepararsi ha voluto dire prefigurare scenari evolutivi, coinvolgendo gli stakeholder locali. Sono stati costruiti lo scenario zero, cosa succederà se non si interviene, e lo scenario ottimale. Sono state selezionate 250 misure di adattamento tra hard, green e soft, con un serrato confronto con gli stakeholder, che spesso ha richiesto approfondimenti, incontri bilaterali e che ha portato a individuare 50 azioni di adattamento congiunte prioritarie, le prime. Queste azioni coinvolgono più comuni, chiaramente, oltre alla selezione di misure di mitigazione e molte azioni di adattamento individuali, quindi 50 misure di azioni congiunte, ma molte altre che riguardano apporti anche, diciamo, individuali dei comuni con riferimento a rischi particolari. Le azioni prioritarie selezionate sono 32 per l'Italia e 18 per la Croazia. Per quanto riguarda i principali rischi climatici a cui le azioni congiunte si riferiscono, ne cito alcuni: il caldo estremo, il 25%, siccità e scarsità d'acqua, 17%, forti precipitazioni e alluvioni, il 14%, e così via. In questo percorso fondamentale è stato l'apporto del coordinatore delle azioni congiunte, che è stato, diciamo, un obiettivo importante che abbiamo voluto tenere dentro al progetto, uno per ciascuna area target, e la costruzione, come ci ricordava prima Elisabetta, di una piattaforma web che, oltre a contenere i principali deliverable del progetto, raccoglie le azioni congiunte, ma anche le best practices e anche i tools che possono essere utili, che potranno essere utili per l'implementazione nel tempo di queste azioni, per provare a selezionare ad altre azioni. Andiamo avanti, grazie. Join SECAP è un progetto di cooperazione istituzionale per lavorare insieme per affrontare la sfida del cambiamento climatico e per ottenere quindi risultati migliori. L'idea di fondo è che se si lavora insieme tra territori limitrofi, i risultati possono essere migliori rispetto a singoli interventi promossi da singole municipalità, e che per poter far questo bisogna conoscersi e lavorare intorno a progetti comuni. Join SECAP è un processo condiviso, è un processo flessibile e adattabile che si implementa nel tempo e che ha bisogno di un'attività continua di aggiornamento. È in questo la figura del coordinatore della web platform sembrano fondamentali per il futuro. Il percorso, andiamo avanti, ha fatto emergere anche delle difficoltà, perché bisogna essere anche sinceri e anche seri da questo punto di vista, che si possono anche ripetere in altri territori. Per questo che noi abbiamo anche costruito un vademecum per dare dei consigli per chi nel futuro vorrà adoperare questa metodologia per intraprendere appunto la strada dei piani di adattamento comuni. Difficoltà riguarda innanzitutto, in alcuni contesti territoriali, la possibilità di avere dati validi e utilizzabili in grado di rappresentare i fenomeni climatici, gli impatti e i rischi alla scala locale. In alcune aree target si è dovuto far riferimento a dati territoriali similari. Non c'erano dati disponibili da poter utilizzare e non c'era tempo né la disponibilità economica per costruirli. Questo è un tema su cui bisogna riflettere e che pongo all'attenzione anche degli illustri relatori di questa giornata. C'è bisogno di una maggiore conoscenza dei fenomeni climatici e delle loro relazioni con l'economia, con la salute, con la pianificazione urbanistica e la pianificazione ambientale. Un aspetto, possiamo andare anche avanti, un aspetto importante che è emerso ieri riguarda il buon successo dei processi partecipativi. Non sempre riescono, eh? Abbiamo anche avuto
diciamo delle situazioni critiche. Ma questo approccio è fondamentale. Abbiamo bisogno di stakeholder, diciamo, importanti a livello locale, ma anche stakeholder importanti, chiave, a livello regionale e nazionale. C'è poi il tema del coordinamento. Prevedere azioni congiunte e costruire piani d'azione ha voluto dire per i diversi partner dotarsi di una struttura tecnica che ha aiutato a superare le innegabili carenze non solo di dati, ma anche di personale e a volte anche di competenze che ci possono essere soprattutto nei comuni più piccoli. La dimensione della scala vasta che permette di affrontare la sfida dei cambiamenti climatici favorendo economie di scala non può fare a meno di strutture e figure di coordinamento. Di qui l'appello, e chiudo Elisabetta, l'appello alla governance perché faciliti lo sviluppo di una strategia integrata per aumentare la capacità di adattamento, che veda le municipalità e le città in primo piano, ma che possano contare anche su una governance multilivello che chiama in causa altri soggetti come le regioni e le province. I piani di adattamento sempre più si configurano come contenitori di azioni, di misure che poi dovranno essere attuate in altri piani e progetti. I SECAP e i joint SECAP non sono obbligatori. Questa cosa è venuta fuori ieri in maniera, lo sappiamo, ma molto decisa. È proprio per questo che richiedono una presa di posizione chiara, un'iniezione di fiducia, perché si vada avanti su questa strada e perché attraverso questi piani effettivamente si possa realizzare quella transizione ecologica che mi sembra, insomma, anche da, come hanno detto chi mi ha preceduto, sicuramente essere la chiave per il futuro e per affrontare le sfide del futuro. Grazie molto. Grazie alla dottoressa Rosalba D'Onofrio di questa completa esposizione. Io faccio un appello ai traduttori, se possono appunto dire di rispettare i tempi, siamo un po' oltre, siamo 4 minuti oltre, se possiamo rispettare i tempi delle loro relazioni. E adesso passo la parola a Caterina Fortune, responsabile for supporting the covenant del patto dei sindaci per la Commissione europea, quindi la Direzione Generale Clima. Prego, Caterina Fortune, 13 minuti. Hello, good morning to everyone. Thank you very much for inviting me today. Interreg program brings pleasant memories to me because I worked for more than 13 years in the cohesion policy in DG Regio with the member states, with regional collaboration. So it's very much close to my heart. So I'm really happy to see the fruits of such collaboration, of such EU support and joint support, because of course I see all the funds. This is the aim, that we all join the forces. So I'm really happy to be here today to listen to your stories also on the joint collaboration. And I'm happy to be part of this debate also at the end to answer your questions. I come from a bit different reality because I grew up in the Czech Republic. And of course, it might seem to be a different country. It is a different country in Central Eastern Europe. And yet we do face floods, we do face droughts, even heat waves. So you're also affected by the heat wave in Europe in 2019, when 2,500 people died. And I know that you're now talking about the plans, and the plans are there because you all see what's happening around you. You see the climate changes that are happening and affecting your life in cities, in your region, in your member states. Today we are here with Italy and Croatia, but it's the whole Europe, and also climate change, there is really no border. So it concerns us all. Yesterday I participated in the Covenant of Mayors Investment Forum, and there was a story from Genoa, and it was about the SECAPs, about the plans. How can a smaller city really
What are the challenges? What are the obstacles? How can they face this new challenge? And I also ask, because Stefania, she was presenting Genoa challenges and the SECAP. So I was asking about the hope for, or the actions in the Mediterranean area, if it's too late in climate adaptation. And I was happy to hear that she said that, of course, for some actions, it might be late, and yet that there is much hope if we act now. So to me, I do share totally this this view. And of course, we can be a bit pessimistic of everything that happens. And yet, I believe that there is lots of hope. And to me, the turning point is also the EU legislation. So in February, we adopted the adaptation strategy. And to me, it's a turning point because it's a really long-term vision, part, of course, of the other legislation, the European Green Deal vision. And yeah, of course, the adaptation goes hand in hand with mitigation. So the whole Commission program in 2021 is about getting fit for the new climate targets, for the new ambition. So we are working on Fit for 55 package. So it is 2021 is very busy with revising the initiatives, the legislation of the European Green Deal. And of course, it's also a big milestone for the Covenant of Mayors. So 2021 is an important year and turning point, because also we have the new ambition under the Covenant. So new signatories, really cities going beyond the current targets and reaching the common vision and the common vision of becoming climate neutral in 2015. And last but not least, I would like to mention the climate law, which is now in the progress, in the process of adoption, when the new climate targets will really become part of the legislation. So of course the legislation is important, the framework, the vision is important. And to me, the vision is also the member state level, regional and city level, because you are there every day, really at the front line, and especially now in these difficult times in COVID, when people are facing really devastating health and economic impacts, and we need to find win-win-win solutions. And of course, it's not easy. We need to find win to the pandemic, the economic restart. We need to, at the same time, win the climate threats, adapt to climate threats, and what is the win solution? And of course, it has to be all combined. And the third win is to link to cohesion, to the inequality, because of course the pandemic and the climate are between rich and poor, regions, people, prosperity even bigger. So there's really the message of win-win-win. Win to pandemic, win to climate threats, and win to the inequality. I hope that I don't talk too quickly for the translation. So I also ask the question, because today we talk about the adaptation and mitigation, but I work in DG Klima, so to me it is a lot about adaptation to climate change. And I do ask if the adaptation is somewhere, and we have specific programs, specific projects, and this is the adaptation, or is it really everywhere? And more I see, or I feel, that really the adaptation is to put glasses on our eyes and see adaptation everywhere. So also in the new adaptation strategy, I would like to mention the four important bones, pillars of the adaptation strategy. And the first pillar, the first aim, the bone, is really to make adaptation smarter. So here we talk about, in the terms of smarter,
interpreting the scientific data, collection of the data, really also working with the citizens. It's sharing the data and communicating and interpreting the data, which is very challenging, to connect really the researchers with the political sphere, with the administration, with economists, and with citizens, of course. Also, we need data on more precise modeling on future hazards. So to be smarter, it's a lot about innovation, investigation, research, technical solutions. I can mention maybe farmers, we can think about crops, the seeds that are adapted to climate. Smart also if we buy a house, a family house, to have all the data about the house, if it's near the sea, if it's really such a good deal to buy such a house, if we really carry the adaptation threats in future. So to also adapt the businesses, their know-how and their business plans. And of course, it's the adaptation, the smart adaptation of cities, because cities, you work with know-how and regions, and now I talk cities, but what I mean is really the government with the know-how, you care about the residents. So it is really about protecting people from the extreme weather and the impacts. I would also like to mention that in the Commission, we launched a new climate health observatory, because we also need to see, in terms of being smarter in data, what is the impact on the spread of new diseases? What is the impact of extreme weather? The second important bone is to be systemic. If we want to really scale up the solution, if we really want to be impactful on the ground, there needs to be a system. So systemic in multi-level governance, the member state, regions, cities, citizens, also to be systemic. So providing tailored advice. We also need to be systemic with the pair of glasses of adaptation. So really looking for nature-based solutions in systemic way, not just one adaptation project, really in a systemic way, how we build, how we produce, how we consume, how of course we restore and how we relate with our nature. So how we restore also wetlands and how do we develop the urban green spaces. I can mention yesterday I was listening to the cases from Barcelona on building up social houses. And when I was dealing with social housing in cohesion policy, to be honest, I didn't know that much about adaptation. And I wonder if we really had the adaptation pair of glasses on our eyes when constructing social housing and any other housing or infrastructure, because just positioning the buildings and of course implementing green infrastructure, green roofs, collecting the water. So it's also the blue factor. To really see the project in a very holistic way. So I think that this is there much more. And also interestingly enough, yesterday I was also talking with the European Investment Bank, and they actually said that the advisory on the nature-based solutions in investment projects, sometimes they make the projects cheaper. So more cost effective, in the sense that it really saves resources. So it's not only mitigation where the market is developed, and we now know about mitigation, energy savings, how cost effective these projects are. To me, adaptation is where maybe mitigation was 20 years ago. So we are still developing the market. We need to prove that it is, we need to prove the shared value for the society. We also need to prove that there is economic data behind it, that there is cost actually not to act, and that we are saving the resources, not only financial, but moreover
the environmental and societal resources. So just to make some numbers, because I'm an economist, so I do look. I'm talking too much. Too much time? Yeah, a little bit. Yeah. Okay. Thank you for these important words that you talk, because very important the adaptation is. Ovunque, dappertutto, it's a very important concept. And passo la. Mi dispiace. I'm sorry very much for after we can. Okay. Okay. Thank you very much. Oh, thank you. And adesso passo la parola alla dottoressa Fabiana Baffo del Ministero della Transizione Ecologica italiana per parlare proprio dell'adattamento climatico, quindi l'importanza, dottoressa Baffo, di vedere l'adattamento ovunque, quindi in ogni manifestazione della vita quotidiana, ma anche soprattutto della vita politica e sociale. Prego. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, grazie tante. Condivido lo schermo così potete. Posso, scusate, un 30 secondi, faccio una comunicazione. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ci saluta, ha un impegno, quindi augura a tutti un buon lavoro. Grazie, grazie. Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Per quanto riguarda lo stato dell'arte dell'adattamento a livello nazionale in Italia, attualmente la pianificazione a livello nazionale è costituita dalla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, il cui processo di elaborazione è stato avviato nel 2012 in maniera condivisa attraverso la costituzione di un tavolo tecnico, un tavolo istituzionale, alcune consultazioni pubbliche, la pubblicazione di documenti di base, appunto di supporto per la raccolta di tutte le informazioni di base per la formulazione della strategia. L'approvazione della strategia in conferenza unificata nel 2014 e l'adozione della strategia il 16 giugno del 2015. E la strategia nazionale di adattamento ha l'obiettivo di elaborare una visione nazionale, quindi sui percorsi da intraprendere per l'adattamento, quindi per far fronte ai cambiamenti climatici, contrastando e attenuando gli impatti. E sviluppa in cinque assi strategici d'azione che consistono nel migliorare le attuali conoscenze, nel descrivere la vulnerabilità del territorio, promuovere la partecipazione e aumentare la consapevolezza a livello nazionale, sensibilizzare informare sulla tematica dell'adattamento e identificare degli strumenti da utilizzare per pianificare e mettere in atto azioni di adattamento. Queste attività, il Ministero della Transizione Ecologica, queste attività le sta già svolgendo in realtà al fine di proprio attuare la strategia nazionale. In primo luogo attraverso la stesura, quindi l'elaborazione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, che non è ancora stato adottato ma in fase di evoluzione, il cui processo di elaborazione è stato avviato nel 2016, e mentre nel 2017 e 2018 vi è stata una fase di condivisione dei contenuti di questa del documento di piano attualmente disponibile attraverso il coinvolgimento di istituzioni, università e centri di ricerca, attraverso una revisione scientifica, due consultazioni pubbliche nel 2017
e l'invio di un'informativa alla conferenza Stato-Regioni nel 2018. Nel 2020 è stato avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica sul piano nazionale di adattamento. È stata effettuata una verifica di assoggettabilità a seguito della quale l'autorità competente ha comunicato l'assoggettabilità del piano nazionale di adattamento a procedimento di VAS. E quindi è stato nel mese di alla fine del 2020 è stata avviata appunto la fase di scoping con la redazione del rapporto preliminare e nel mese di marzo 2021 sono stati svolti degli incontri con i soggetti competenti in materia ambientale proprio per discutere per un confronto sul rapporto preliminare. E recentemente, quindi il 3 giugno di quest'anno, è pervenuta la comunicazione da parte dell'autorità competente che ha trasmesso il parere della commissione tecnica che ha raccolto e sintetizzato le osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale sulle quali Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria del Ministero della Transizione Ecologica dovrà basarsi poi per la redazione del rapporto ambientale. Questo è lo stato, ecco, dell'arte attuale del Piano Nazionale di Adattamento. I prossimi passi ovviamente saranno la conclusione del procedimento di VAS, l'accordo sui documenti di piano in sede di conferenza Stato-Regioni e poi l'adozione. E qual è lo scopo del piano? Lo scopo del piano è rendere ovviamente il quadro di riferimento che è stato delineato con la strategia funzionale e operativo, quindi un piano operativo funzionale per progettare e mettere in atto azioni di adattamento sul territorio italiano a tutti i livelli di governo e nei settori, appunto in tutti i settori per cui si riterrà prioritario agire. Attualmente i documenti di piano prendono in considerazione e fanno un'analisi dei settori che vedete indicati in questa slide. Ovviamente sono sia sistemi ambientali che settori socio-economici. Oltre al lavoro che si sta facendo al fine di adottare il piano nazionale di adattamento, altre attività che porta avanti il Ministero della Transizione Ecologica sull'adattamento riguardano appunto attività di informazione, formazione e supporto alle amministrazioni pubbliche regionali e locali in tema di adattamento, in particolare attraverso il progetto Creiamo PA. Competenze reti per l'integrazione ambientale e il miglioramento delle organizzazioni della pubblica amministrazione a valere sul PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Il progetto ha in generale lo scopo di integrare la tematica dello sviluppo sostenibile in tutte le fasi dell'azione amministrativa. In particolare la linea di intervento 5 è focalizzata sul rafforzamento della capacità amministrativa per l'adattamento ai cambiamenti climatici, con l'obiettivo di creare condizioni di dialogo, scambi di esperienze e buone pratiche, diffondere la cultura dell'adattamento a livello regionale e locale e superare le disparità territoriali che esistono nel territorio italiano su questa tematica. Questo viene fatto attraverso due tipologie di attività: la definizione e diffusione di documenti metodologici e lo sviluppo di competenze. Per quanto riguarda la definizione e la diffusione di documenti metodologici, a giugno del 2020 sono stati pubblicati tre documenti. Uno riguarda metodologie per la definizione di strategie e piani regionali di adattamento. Un secondo documento riguarda le metodologie per la definizione di strategie e piani locali e un terzo documento è incentrato sull'analisi economica integrata per la valutazione dei costi del cambiamento climatico. La diffusione appunto di queste metodologie e dei contenuti di questi documenti è effettuata attraverso convegni, workshop e tavoli tecnici.
Per quanto riguarda lo sviluppo di competenze, attraverso affiancamenti on the job e summer school, si punta a quell'azione di diffusione della tematica dell'adattamento sul territorio, allo scambio di buone pratiche e a portare nei territori possibili modelli di governance per l'adattamento, al fine di promuovere l'attuazione dell'adattamento sia supportando gli enti nella formulazione, nell'elaborazione di proprie strategie o piani di adattamento, ma anche attraverso l'integrazione dell'adattamento nella pianificazione già esistente. E un'altra attività che sta portando avanti il Ministero della Transizione Ecologica, la Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria, è costruzione di una piattaforma nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, prendendo spunto un po' a modello la piattaforma Climate Adapt europea. Si è voluto appunto fare in modo di costruire una piattaforma che fosse il punto di riferimento a livello nazionale per questa tematica. L'obiettivo è sempre lo stesso, quello di informare, sensibilizzare, rendere disponibili dati e strumenti operativi a tutti i cittadini, ai portatori di interessi, alle istituzioni, per favorire lo scambio di informazioni e supportare gli enti nei processi decisionali. La piattaforma è stata costruita grazie al lavoro dell'ISPRA, dell'Istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ed è conclusa, la struttura definitiva è già pronta, è costituita da una parte documentale e una parte web GIS, dove sono disponibili un certo numero di dati. L'obiettivo è quello di essere una piattaforma che possa essere che possa contenere dati e informazioni provenienti da diverse fonti, aggiornabile e integrabile nel corso del tempo. Come dicevo, la piattaforma è quasi pronta, mancano gli ultimi dettagli per la messa in rete, speriamo di poterlo fare al più presto. Concludo con delle attività concrete che il Ministero della Transizione Ecologica sta portando avanti su questa tematica, in particolare, ma solo per fare due esempi, due programmi di intervento. Il primo, avviato nel 2019, riguarda interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici degli enti parco nazionali. Qui si è voluto fare un'azione integrata sia di mitigazione che di adattamento, quindi assieme agli interventi di adattamento. Come potete vedere appunto dall'elenco, interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile, interventi di gestione forestale sostenibile. L'altro programma sperimentale, che forse è di maggiore interesse perché è stato attivato da pochissimo, è il programma sperimentale di interventi per l'adattamento in ambito urbano. L'avvio è veramente recente, è stato avviato l'8 giugno, e i destinatari sono i comuni con una popolazione uguale o superiore a 60.000 abitanti, ha lo scopo di aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici in ambito urbano, focalizzandosi soprattutto su fenomeni quali ondate di calore e fenomeni di precipitazioni intense e siccità. E gli interventi previsti sono interventi sia green e blu, quindi che utilizzano appunto l'azione degli ecosistemi, l'utilità degli ecosistemi, delle azioni appunto di questo tipo, ma anche in parte interventi più strutturali, e soprattutto associano a queste misure di soft di rafforzamento della capacità adattiva, della capacità amministrativa. E questo è il link, ho inserito il link sulla slide per un vostro interesse, e ho concluso. Grazie per l'attenzione, credo di essere stata nei tempi.
Assolutamente, grazie dottoressa Baffo del ministro, del Ministero della Transizione Ecologica Italiana. Adesso do la parola, vado un po' veloce, mi dispiace, perché gli argomenti sono molto interessanti, quindi do la parola a Dunia Mazzocco Drvar del Ministero croato, che si occupa proprio dello sviluppo sostenibile. E quindi prego Dunia Mazzocco Drvar, ci spiegherà lei anche la sua funzione. Grazie. C'è? Mi sentite? Sì, sembra connessa, però non... Non riesce a... Ms. Mazzocco Drvar? Okay, she should be able to speak now, Ms. Mazzocco. Ms. Mazzocco, I see that your camera is on, although I cannot find you. Okay, and your microphone is on, but we cannot hear you. Dobran dan, poštovanje, pozdrav iz ministarstva. Ja sam naime slušala prijevod, a prijevod očito toliko kasni da se nisam stigla uključiti na vrijeme. Lijep pozdrav još jedan put iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Pozdravim vas u svoje osobno ime također, kao ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti, a to je upravo uprava koja je zadužena koordinirati klimatsku politiku na nacionalnoj razini i također sudjelovati i na međunarodnim pregovorima o klimatskoj ambiciji. A kada je Sabor Republike Hrvatske prošle godine usvojio prvu nacionalnu strategiju prilagodbe klimatskim promjenama, dobili smo jasan podstrek za snažnije djelovanje u smjeru jačanja otpornosti na klimatske promjene. Klimatske promjene, čuli smo već i iz prethodnih izlaganja, su realnost, svi to razumijemo, svima je to potpuno jasno. A Hrvatska je izrazito ranjiva na klimatske promjene, dakle jedna od zemalja od tri zemlje u Europi koje imaju najveće gubitke, najveće štete od klimatskih promjena po bruto nacionalnom dohotku. I to naravno onda utječe negativno i na ekosustave, a sve zajedno uzrokuje veliku zabrinutost i nesigurnost u društvu i u poslovanju kako u Hrvatskoj, tako i naravno svugdje drugdje. Hrvatska je mala zemlja i ona u stvari na globalnoj ljestvici ne pridonosi pretjerano mnogo u ukupnoj emisiji stakleničkih plinova, ali je svakako izložena tim klimatskim promjenama. Unatoč naporima za stabiliziranje klime, zagrijavanje nećemo naravno moći zaustaviti na vrijeme, ono će se nastaviti, a mi smo izrazito zabrinuti upravo zbog toga što se mediteranski bazen zagrijava puno više od ostatka. Dakle, pokazano je da je Mediteran vruća točka koja se 20% brže zagrijava od prosječnog globalnog zagrijavanja. Mi smo također, kad smo radili strategiju, napravili i klimatsko modeliranje. Rezultati su pokazali da se mogu očekivati promjene na razini različitih klimatskih parametara. Prije svega je to naravno i drugi govornici već su toga se dotakli, dakle godišnji porast temperature zraka koji je izrazito veliki, zabrinjavajući, a u razdoblju do 2040. godine očekujemo da će porasti za 1,3 Celzijeva stupnja, odnosno za 2,5 stupnjeva u razdoblju do 2070. godine u odnosu na referentno razdoblje 1971-2000. godina. Zatim se očekuje naravno i visoka sezonalnost oborina, povećanje kišnih i sušnih razdoblja, povećani također i toplinski ekstremi, povećana evapotransporacija, smanjenje vlage u tlu, povećano sunčevo zračenje i naravno, već smo se i toga također dotakli, porast srednje razine mora. Kao jadranska zemlja, naravno da je Hrvatska osobito zabrinuta i zbog tog parametra.
Sve ovo naravno utjecat će i na intenzitet i učestalost prirodnih katastrofa, dakle suše, poplave, podizanje razine mora, koje isto tako već sada vidimo, a sve će to onda dovesti i do rastuće prijetnje na sigurnost hrane, na zdravlje ljudi, na održivo poslovanje i na sve ostale aspekte gospodarstva i društva. Klimatske promjene stoga i mi u Hrvatskoj naravno ozbiljno shvaćamo, trebamo uzeti u obzir sve ove scenarije klimatskih promjena i djelovati na način da se one integriraju u sve politike i to na svim razinama upravljanja. U tom kontekstu zapravo su i velika očekivanja usmjerena na regionalne, na lokalne zajednice koje pri planiranju svog razvoja obavezno trebaju uzeti u obzir utjecaj tih klimatskih promjena na svom manjem području. Pri tome je ključno naravno da mjere prilagodbe što prije integriraju u svoju prostorno-plansku dokumentaciju i u svoje razvojne strategije. Dakle, radi se naravno i o gradovima i općinama i u županijama i oni također moraju slijediti onda lokalne, odnosno nacionalne politike, pa tako izraditi onda sektorske i lokalne akcijske planove ili programe koji će biti posvećeni prilagodbi klimatskim promjenama. Mi ovdje u Hrvatskoj također vidimo da ima sve više interesa od lokalne zajednice za projekte koji problematiziraju klimatske promjene, a to ukazuje i na porast svijesti o ovom rastućem problemu i potrebe za stjecanjem znanja i za nekakve primijenjena rješenja. I mi kao ministarstvo, odnosno kao uprava u ovom velikom ministarstvu, poduzimamo razne aktivnosti kako bi prilagodba klimatskim promjenama u Hrvatskoj bila i pametnija, i sustavnija, i brža, što nam je poručila i nova evropska strategija prilagodbe klimatskim promjenama. Omogućili smo izradu klimatskog modeliranja da vidimo dakle, koje nas klimatske promjene očekuju u budućnosti i to koristeći dva emisijska scenarija i dva vremenska razdoblja, ono do 2040. i ono do 2070. Isto tako i dvije prostorne dimenzije rezolucije od 50 km i od 12 km. Analizirani su također utjecaj i ranjivost raznih područja, pa smo se tako usmjerili i na upravljanje vodama, na poljoprivredu, na šumarstvo, na ribarstvo, na akvakulturu, promatrali smo utjecaj na bioraznolikost, energetiku, turizam, zdravlje, odnosno zdravstvo, na prostorno planiranje i uređenje i napravljena je poveznica na upravljanje rizicima od katastrofa. Znamo da je od ukupno 15 katastrofa 11 onih koje su vezane direktno na klimatske promjene. Kako bi prilagodba klimatskim promjenama bila što pametnija, mi ćemo svakako nastaviti u ulaganje u primijenjena istraživanja i angažirat ćemo veći broj znanstvenika i stručnjaka u rješenja koja su primjenjiva upravo u našem hrvatskom kontekstu. Do sada smo kao uprava usmjerili te projekte oko 90 milijuna kuna, to je dakle negdje nešto više od 10 milijuna eura, i to su nacionalna i europska sredstva i oni su onda mobilizirali znanstvenu zajednicu ne samo ovdje u Zagrebu, nego naravno u svim dijelovima Hrvatske. Uprava također vodi i mrežnu stranicu www.prilagodbaklimi s ciljem izrade nacionalne platforme radi bolje komunikacije klimatskih promjena. Smatramo da je to izrazito važno, dakle za osvješćivanje javnosti. Na platformi dijelimo primjere dobre prakse, dijelimo stručne i edukativne materijale i razmjenjujemo informacije o raznim događajima, projektima primijenjenih istraživanja i o projektima upravo poput ovoga. Važan segment svakodnevnog rada uprave naravno odnosi se i na to da kroz stručna mišljenja osiguravamo usklađenost strateških i drugih dokumenata upravo sa ciljevima strategije prilagodbe klimatskim promjenama. Posebnu pažnju usmjeravamo i na to da se klimatske promjene na odgovarajući način integriraju u postupke procjene utjecaja na okoliš i strateške studije utjecaja na okoliš, što je isto tako jedna od glavnih aktivnosti kojima se bavi ova uprava, odnosno ovo ministarstvo. U tom smislu pokrenuli smo i suradnju sa Hrvatskom udrugom stručnjaka u zaštiti okoliša i prirode i sa stručnjacima iz Nacionalnog meteorološkog zavoda. U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša energetsku učinkovitost osmislili smo i javni poziv za jedinice lokalne i regionalne samouprave za neposredno financiranje usluga i to za izradu programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i za zaštitu ozonskog sloja. Dakle, to je bio jedan od programa. Zatim isto tako i za SEKAP, dakle izrada akcijskih planova održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama
I isto tako smatramo da je izrazito bitno, pa smo i to, u to također usmjerili financijska sredstva za izradu sustava za praćenje ovih dokumenata, odnosno provedbe dokumenata. Ovime želimo naravno i sve druge koji još nisu potaknuti na akciju na lokalnoj i regionalnoj razini i također onda u tu svrhu dijelimo naravno i primjere dobre prakse. Uprava također planira i druge projekte koji bi se financirali iz fondova Europske unije, a trebali bi doprinijeti jačanju kapaciteta za nošenje s klimatskim promjenama upravo na lokalnoj i na regionalnoj razini. To sve uključuje i uspostavu Nacionalnog centra za prilagodbu klimatskim promjenama, dakle nastavak programa ulaganja u primjerena istraživanja, ulaganja u kapacitete i u edukaciju, upravo kako bi se takozvano klimatsko potvrđivanje, odnosno climate proofing, ugradio u sve politike i projekte, te je predviđeno ulaganje u sustav za praćenje klimatskih promjena. I drugi sektori naravno preuzimaju inicijativu, pa se tako planira i provedba nacionalnog programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima u svrhu prilagodbe upravo klimatskim promjenama. Evo i na kraju, naravno, onda s obzirom na sve ovo što sam rekla, pozivam i voditelje projekta da svoje materijale također podijele s nama i da ih mi onda stavimo i komuniciramo širem auditoriju u Hrvatskoj upravo kroz stranicu koju sam spomenula, a to je www.prilagodbaklimi. Hvala vam lijepa, evo toliko od mene za sada, a svakako se još čujemo onda i u diskusiji. Grazie di questo intervento a dottoressa Dunja Mazzocco del Ministero Croato per lo Sviluppo Sostenibile. E passo la parola, andiamo un po' in velocità. Se ci sono domande per il dibattito finale, ho scritto in chat. E se ci sono domande, prego scriverle in chat. Nel dibattito finale riusciremo ad avere il tempo per poter rispondere. E passo la parola adesso, guardiamo un po' al futuro del programma Interreg Italia-Croazia con Diana Grasin Petrovic, appunto, che ci illustrerà dove siamo arrivati con il programma e dove il programma andrà. Grazie. E sorry, I apologize. Excuse me, faccio un appello a tutti gli speakers, se i traduttori possono tradurre appunto questo mio appello, di parlare più lentamente quando espongono la loro presentazione, in modo che i traduttori hanno la possibilità di meglio rappresentare poi la traduzione. Grazie. Dobar dan svima. Da li me čujete? Do you hear me? Yes, thank you. Ok. Dobar dan, znači svima lijepi pozdrav od zajedničkog tajništva prekograničnog programa Italija i Hrvatska. Evo ovim putem također bi prenijela pozdrave i od gospodina Pietra Čekinata, direktora upravljačkog tijela programa koji zbog drugih obaveza nažalost nije mogao prisustvovati. Ja ću govoriti o programu Italija i Hrvatska, o ostvarenjima, aktualnostima i o budućem programskom, znači razdoblju, budućem programu. Dakle, program Italija i Hrvatska nastao je u programskom razdoblju 2014-2020. Kao opći cilj programa je poticanje suradnje između obalnih regija Italije i Hrvatske i uključuje dakle dvije zemlje koje se nalaze na obalama Jadranskog mora. S talijanske strane to uključuje 25 talijanskih regija, a sa Hrvatske 8 hrvatskih županija. Ukupna alokacija na programu je 236 milijuna eura, od čega 85% sastoji od Europskog fonda za regionalni razvoj, a po financijskoj dotaciji programu je pripalo, znači radi se o vrlo značajnoj financijskoj alokaciji,
kad gledamo ukupno znači alokaciju na evropsku teritorijalnu suradnju kao jedan od ciljeva kohezijske politike, na program otpada 2,3%. Dakle, program je odobren 2015. godine. Ono što je najznačajnije što smo do sada ostvarili, to su bila dva poziva za dostavu projektnih prijedloga. Standard plus projekti su uspješno završeni 2019. godine. Trenutno su u tijeku standard projekti i strateški i također je započelo planiranje za novi program. Zatim u sljedeće dvije godine očekuje nas završetak standard projekata, strateških projekata i dakle 2023. program završava sa radom. Next slide. Dakle, u programu je definirano četiri prioritetne osi, plave inovacije, sigurnost i otpornost, zaštita prirodne i kulturne baštine te pomorski transport. A u okviru njih imamo 7 specifičnih ciljeva koji odgovaraju na identificirane ključne izazove. Najviše je alocirano u prioritetnoj osi 3, okoliš i kulturna baština, a zatim u okviru prioritetne osi 2 u okviru je odobren i projekt Joint Secap, znači odobreno je 51 milijun eura na sigurnost i otpornost. Nakon toga imamo pomorski transport sa 43 milijuna eura i plave inovacije sa 24 milijuna eura. Next slide. Dakle, program ima obavezu ostvarenja ključnih pokazatelja, odnosno outputa, i ovi pokazatelji opisuju fizički, znači proizvod trošenja sredstava, i projekti moraju postići točnu poveznicu sa očekivanim ključnim outputima programa. Ako pogledamo ono što je ostvareno do kraja 2020. godine u okviru prioritetne osi 2, u okviru koje imamo i Joint CECA projekt, znači vidimo da je pušten jedan sustav praćenja klimatskih promjena, zatim uspostavljeno je 5 planova mjera za prilagodbu i 223 tisuće lokalnih stanovnika već koristi mjere zaštite od poplave, oko 900 tisuća stanovnika koristi mjere zaštite od požara i 5 tisuća ljudi koristi mjere protiv zlijevanja nafte i druge mjere zaštite od morskih opasnosti. U drugim prioritetnim osima također imamo zanimljiva ostvarenja, a jednom kada svi projekti završe očekuje se puno veći broj ostvarenih outputa. Next slide. S druge strane, definirani su i pokazatelji rezultata koji opisuju izravne i neposredne učinke na korisnike u programskom području. Oni se mogu izraziti u kvalitativnom, ali i kvantitativnom smislu, na primjer promjene u ponašanju, stavovima i sl. A točna poveznica sa rezultatima programa nije obavezna. Dakle, ako gledamo prioritetnu OS 2 i specifični cilj 2.1, definirani ključni pokazatelji su stanovnici koji imaju koristi od planiranja mjera prilagodbe i evo vidimo da je korist već ostvarena na 12 milijuna, što je više od zadanog cilja. Next slide. Dakle, za prioritetnu OS 2 ukupno je alocirano 51 milijuna eura. Prioritetna OS 2 ima dva specifična cilja, 2.1 i 2.2. 2.1 se odnosi na poboljšanje praćenja klimatskih promjena i planiranja mjera prilagodbe. U okviru ovog specifičnog cilja je odobreni projekt Joint Secap. I imamo specifični cilj 2.2 koji se odnosi na poboljšanje sigurnosti u prekograničnom području od katastrofa uzrokovanih prirodom ili ljudskim faktorom. Dakle, ukupno imamo 16 projekata u okviru ove prioritetne osi. 3 projekta su se odnosila na kapitalizaciju prethodno ostvarenih, znači ostvarene suradnje između talijanskih i hrvatskih partnera. To su bila 3 projekta, Readiness, Ideal i Adria More. Uspješno su znači implementirani i zatvoreni 2019. godine. Trenutno su u tijeku 10 standard projekata i Joint Secap između ostalog.
a ukupno 30 milijuna eura dodijeljeno za 3 strateška projekta Fire, Spill, Stream i Adria Clean, na kojem uspješno surađuju hrvatski i italijanski partneri. Next slide. Dakle, ako govorimo specifično o cilju 2.1, aktivnosti koje su usmjerene znači na ovaj specifični cilj, to su akcije koje se tiču poboljšanja baze znanja, podataka i sustava praćenja, koji podržavaju sposobnost prilagodbe, kao i na povećanje kapaciteta za planiranje mjera prilagodbe. A fokus na indikatorima je uspostavljanje planova za mjere prilagodbe i puštanje u rad sustava praćenja klimatskih promjena. Ok, znači najznačajnija programska ostvarenja u 2020. godine je implementacija 50 standard projekata, zatim početak provedbe 11 strateških projekata sa održanim kick-off konferencijama, zatim započelo je novo programiranje 2021-2027. Također ostvaren je takozvani N plus 3 cilj, te je znači ostvareno 33 milijuna eura i kumulativno od početka programa 57 milijuna eura. Također programska tijela su osigurala informacije i podršku korisnicima, kao i održavanje nesmetanog rada našeg informacijskog sustava. Evo malo sada o novom programiranju. Dakle, sretni smo što ćemo nastaviti našu dobru prekograničnu suradnju. Programska radna skupina znači je identificirana između znači članova talijanske i hrvatske delegacije, uključuje čak i članove zajedničkog tajništva, upravljačkog tijela, vanjske eksperte i članove EUSAIR-ove tematske upravljačke skupine. I radna skupina se redovno sastaje i pregovara o sljedećem programskom razdoblju. Također, 15. i 16. travnja održan je konzultacijski webinar za pripremu programa u kojem su bili uključeni znači, dionici s talijanske i hrvatske strane. Webinar je bio vrlo uspješan, sudjelovalo je preko 200 dionika i svi su bili proaktivno angažirani da daju svoje povratne informacije na ankete koje su se postavljale uživo. Evo, sljedeće savjetovanje, znači radne skupine, događa se upravo danas, kada se definiraju tematski prioriteti, naime to je današnja tema, između ostalog. A prvi nacrt programa očekuje se evo, na ljeto, za nekoliko tjedana, nadamo se, a sve daljnje informacije o programiranju možete pratiti na web stranici programa Italija Hrvatska u odjeljku vijesti ili u odjeljku post 2020. Evo, ovdje su rezultati konzultacija dionika u smislu prioriteta u prevenciji i upravljanju rizicima. Tu vidimo koji je bio fokus talijanskih dionika i fokus na hrvatskoj strani. Znači, sa talijanske strane, talijanski znači, korisnici, eventualno budući korisnici, znači najviše su zainteresirani za adaptacijske planove za klimatske promjene, za prevenciju rizika i za praćenje učinaka klimatskih promjena. A sa hrvatske strane veći interes je bio na prevenciji rizika, podizanju svijesti i na sustavima upozorenja. Dakle, što se tiče regulative na razini Europske unije vezano za Interreg programe, definiran je takozvani cilj 2, zelenija Europa. Taj cilj je znači obavezan za prekograničnu suradnju, dakle 60% sredstava mora biti alocirano u ovom cilju, a specifični cilj 2.4 koji se odnosi na promicanje prilagodbe na klimatske promjene i sprečavanje rizika od katastrofa, odnosi se znači ovi projekti koje sada imamo u našem prioritetnom cilju 2 sigurnost i otpornost najviše odgovaraju ovom specifičnom cilju. A fokus prekogranične suradnje i dalje će biti znači na zajedničkom razvoju, na planiranju znanja, na usklađivanju strategija prilagodbe,
zatim na prevenciji, uključujući na zajedničkim kampanjama za podizanje svijesti građana. Također, spremnost jedinica civilne zaštite je vrlo važna i planiranje upravljanja rizicima od katastrofa. Još malo, jedan slajd mi nedostaje ovdje, radi se o slajdu vezano za Joint SECAP projekt, naravno nešto malo o njemu. Glavni cilj projekta odražava nužnost djelovanja na široj razini područja i bolje definiranje strategija i akcija za prilagodbu klimatskim promjenama. Što se tiče učinkovitosti, projekt je, znači, sa stanjem na dan 31.12. iskoristio preko 50% sredstava. Što se tiče partnerstva, vrlo su komplementarni. Čuli smo od profesorice Rusalbe malo više o partnerima, malo više o aktivnostima. I što se tiče, znači, radnih paketa projekta, znači, uspostavit će se web alat za lokalnu koordinaciju zajedničkih akcija i zajednički SECAP planovi u svakom ciljnom području. Znači, ovi rezultati doprinijet će ključnim outputima programa iz ovog specifičnog cilja. Evo, vjerujemo da će projekt, nakon što se provede, imati dobru osnovu za kapitalizaciju u novom programskom razdoblju i čestitam još jednom projektu na ostvarenjima. Joint SECAP je, naime, jedan od prvih standard projekata koji je pri svom završetku, uspješnom završetku. I evo, još samo da kažem još jednom da je suradnja sa vodećim partnerom bila izvrsna. Pokazana je stručnost, imali smo redovan kontakt, pravovremeno su tražene, znači, klarifikacije, objašnjenja i proaktivno su tražena rješenja za prepreke. Evo, to bi bilo sve od mene. Hvala. Grazie Diana Petrovic di queste fondamentali informazioni per il futuro del programma Interreg Italia-Croazia. Ed è con piacere che do la parola al dottor Julie Domac, consigliere speciale per l'energia e il clima del Presidente della Repubblica Croata e membro del Comitato Politico del Patto dei Sindaci Europa dal 2016, amministratore delegato dell'Agenzia Regionale del Nord-Ovest fin dalla sua creazione nel 2008 e Presidente di Fedarene dal 2013. Grazie, e può prendere la parola. Good morning, everybody. Buongiorno a tutti, dobro jutro svima. Lijepo je sudjelovati na ovakvom skupu. Puno ljepše bilo bi se, evo, uživo vidjeti, možda negdje u prekrasnom Abruzzu. Ja se javljam iz sobe moje kćeri. Takva je doba, 2021. godina, ali vjerujem da je ovo zapravo samo trenutak u kojem ćemo vidjeti što zapravo možemo izgubiti u slučaju nekakve i veće klimatske krize i druge kriza koje mogu doći i da ćemo na neki način više cijeniti ono što imamo i ono što smo imali, naravno, uz optimizam da ćemo vratiti i popraviti i poraviti na još bolje. Krasan seminar danas, rekao bi, posvećen tom našem partnerstvu preko Jadranskom. Ja ću na samom početku se prisjetiti 2004. godine, kada sam prvi puta osobno bio u Abruzzu i upoznao se sa dragim kolegama. Puno toga poslije se događalo između sjeverozapadne Hrvatske, moje pozicije kao predsjednika Fedarena i člana upravnog odbora sporazuma gradonačelnika i dragih kolega u Abruzzu. Puno sastanaka, puno suradnje, puno projekata i zaista veseli me čak i ovako da danas razgovaramo i sudjelujemo, bez obzira što se nećemo posjetiti vidjeti.
Sada podijeliti i nekoliko slajdova, čisto da bude možda lakše pratiti. Mislim da to, već dijelimo, odlično, zahvaljujem. Na samom početku, evo, ovako povijesno krenuo svojim prvim odlaskom u Abruzzo, tu se zapravo podsjetiti vas da u 2020. i 2021. godini zapravo obilježavamo 10 godina uspostave zajednice sa ugljen i čelik. Svi znamo, naravno, iz udžbenika da to predstavlja neki prvi korak u europskoj integraciji i znamo šta je poslije bilo. Evo nas danas u godini kada Green Deal nije samo evropska razvojna politika, nego jedna ljestvica koju je Europska unija postavila globalno. Ovo je važna godina i za sam sporazum gradonačelnika. Mi otvaramo jedno novo ambiciozno poglavlje. Tražimo sada ponovnu obvezu od naših gradonačelnika, regionalnih čelnika, isto tako javnih i neprofitnih ustanova kao što su energetske agencije, razvojne agencije, kako bismo dostigli tu ambiciju klimatski neutralne Europe, koja će istovremeno biti i uključiva i transparentna i pravedna za sve. Mislim da je to jako važno i da smo sa tim novim zapravo paketom okružili tu cijelinu. Covenant of Mayors je sporazum koji je bio davno već, dobro znate, siguran sam, prisutan, koji je postavio tu neku ambiciju gradova i regija koje zaista su upravo one koje moraju dati ključan doprinos u dekarbonizaciji Europe i bez kojih nećemo moći doći do naših građana koji su također ključni u toj cijeloj priči. Bez obzira da li ste vi grad, da li ste regija, da li ste energetska agencija, potpisivanje sporazuma gradonačelnika je zapravo javan iskaz vaše obveze da se borite protiv klimatskih promjena, da učinite da je dodatni napor koji se u međuvremenu zapravo više ne smatra dodatnim naporom, nego se smatra nečim što se očekuje kao norma. To je možda i neko novo normalno koje nas očekuje. I to je zapravo nešto gdje se mogu jednako naći i mali gradovi i općine. To možda nije dovoljno poznato, barem s naše strane, s hrvatske strane Jadrana, percepcija da je to nešto za veće gradove. Drago mi je zapravo da kolege u Italiji su to možda prvima u Europi prepoznale i male općine ravnopravno sudjeluju, pokazuju svoje projekte, pokazuju svoje obaveze, što je svakako put kako treba raditi. Od 2012. godine sporazum gradonačelnika pomaže na neki način i podržava razvoj zajedničkih akcijskih planova koji podrazumijevaju i energiju i zaštitu klime i klimatske promjene. U tom smislu, sporazum gradonačelnika je bio svojevrsna prethodnica i sadašnjeg klimatskog pakta i klimatskih zakona i zapravo ljudi koji su djelovali kao ambasadori sporazuma gradonačelnika bili su tada već ovo što su sada na neki način ambasadori, evropski klimatski ambasadori. Molim je sljedeći slajd. Next slide, please. Od samog početka sporazum gradonačelnika je naravno podržavao evropske ciljeve. To je bio na neki način i kanal kojim su gradovi, poslije naravno i regije i općine, mogli pokazati da će slijediti europske ciljeve i biti čak i ambiciozni od nacionalnih. To je bio dobar način da se potakne, i još uvijek je naravno tako, i taj iskaz predanosti i obveze europskim zajedničkim ciljevima, koliko god ponekad neke nacionalne vlade malo vole ili su bile sklone odstupiti od toga. Ovo je jedan kohezivni faktor, ovo je jedna važna politička poruka, uvijek bila i bit će sporazum gradonačelnika.
uspjeh novih europskih inicijativa kao što su Innovation Wave također će ovisiti i o potpisnicima sporazuma gradonačelnika koji moraju zapravo na terenu kroz svoje planove pretočiti tu europsku politiku u realnost. Ja ne mogu zamisliti uspjeh primjerice evo predno Innovation Wave inicijative ako gradovi i regije svoje zgrade ne budu obnavljali onako kako ih treba obnavljati. Dakle, energetski učinkovito i sada evo, i Hrvatska, nažalost, imaju to bolje s potresom i konstruktivno kako treba. Mi moramo pokazati, evo, ostatku Evrope da je to važno. Covenant of Nations će svakako igrati važnu ulogu i u onom dijelu koji na engleskom zovemo just transition, odnosno na dijelu inkluzivnosti kako siromašnije regije, siromašnije i građani, pa i naše gospodarstvo ne bi ostalo zaboravljeno. Ja uvijek volim naglasiti, ako postignemo ciljeve zelene tranzicije, a pritom izgubimo građane naravno, ali i gospodarstvo, onda nismo puno napravili. U isto vrijeme, tema kao što je energetsko siromaštvo koje je itekako prisutno u našem dijelu Europe, ali i širom Europe, je postalo jedan od ključnih prioriteta Covenanta od sporazuma gradonačelnika i meni je drago da danas puno više nego na početku, barem evo kad sam ja počinjao, ja bio na prvom potpisivanju u Briselu sporazuma gradonačelnika, pričamo o toj inkluzivnosti, o tim ranjivim skupima nama nego što je. Sam sporazum gradonačelnika će sigurno dakle, biti ključna karika i ključni podupiratelj novog europskog klimatskog pakta koji je eto, pokrenut od strane potpredsjednika Timmermansa prošlog prosinca i koji je zapravo lijepo opisala gospođa Fortu prije. I bit će ključan između ostalog i u drugim inicijativama kao što su ja definitivno vidim vrlo, 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 vrlo važnu kariku, kao što su novi europski Bauhaus, kao što su sve druge inicijative koje povezuju priču. Mi u Europi smo dostigli jednu razinu kvalitete života koju sigurno želimo zadržati. Dakle, energetska obnova naših zgrada, da, svakako, ali naše zgrade moraju ostati prekrasne i za dušu, i za oči, i za sam boravak u njima. To je ključ. Dakle, pogotovo, ja mislim, nekome ko dolazi iz Italije, sa Mediterana, općenito, ne treba posebno naglašavati važnost ljepote, važnost izgleda, naših zgrada, trgova. Mi živimo, mi Mediteranci, na trgovima i ulicama, i mi znamo prepoznati ljepotu kao jednu posebnu kategoriju, ja ću se usuditi reći, možda više nego neki drugi u Europi. Ja kao čelnik regionalne energetske agencije i evo odnedavno kao ambasador Europskog klimatskog pakta sam posebno sretan da sam uključen u Covenant of Mayors i dalje smatram Covenant of Mayors najkretnijom, najpraktičnijom i za dugo vremena najuspješnijom inicijativom Europske komisije. Ovdje u REGEI, u Energetskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske, koja je iznimno dobro surađivala sa Ligijom Abruzzo, sa Arajenom, njihovom energetskom agencijom i sa drugim partijima iz Italije uvijek. Sada radimo da na području grada Zagreba i općenito Sjeverozapadne Hrvatske nakon ovog potresa postavimo jedan novi sustav obnove, zelene i održive obnove koji će uključivati i povijesne građevine i socijalno stanovanje kao jednu kategoriju u kojoj se sada nije dovoljno dovodilo brige. Vjerujem da su neki od vas imali prilike i boraviti kod nas u Energetskom centru Bračak, također jednom projektu koji se ja silno ponosim,
da gledam u jednoj povijesnoj građevini koja je obnovljena i koja je danas jedan od pokaznih primjera novog europskog Bauhausa, čak upa i u konkurenciju za ovu nagradu koja se sada dobila. Molim, i sljedeći slajd, moj posljednji. Na kraju ove priče slažemo se, siguran sam, svi ovdje, sam reći oko stola, ali ovog virtualnog stola, da naši lokalni i regionalni lideri zapravo pokazuju put i mi svi pokazujemo primjerom kako treba raditi. Zato je bilo lijepo vidjeti predsjednika regiona na početku ovoga današnjeg skupa, ali definitivno borba protiv klimatskih promjena je jedan zajednički napor, jedan zajednički posao koji ne prepoznaje zapravo nekog posebnog lidera i manje važnog sudionika. Svi mi zajedno moramo raditi zajedno i svi mi moramo gurati najvišu politiku da čini nekakav iskorak kako bi ta borba protiv klimatskih promjena uspjela na kraju. U tom smislu ja moram priznati da sam malo i više očekivao od prošlog završenog sastanka G7, ali evo, vraćajući se jučer sa sredstva jedne velike konferencije, važne konferencije u Bratislavi, gdje sam imao prilike pratiti predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, mislim da se stvara taj neki kritična politička polja da odgovorimo na te klimatske promjene. U dijelu obuzdavanja, nažalost, globalno vjerujem da ćemo imati i o dijelu prilagodbe klimatskih promjena. Pozivam vas da zajedno nastavimo raditi s obje strane Jadrana, da gradimo zelenu, pravednu, klimatski neutralnu Europu. I zaista se veselim budućim akcijama, budućim projektima, budućim susretima. Ne definitivno u ovom formatu, nego u formatu onako kako treba raditi u izravnom kontaktu, učinkovito, uspješno, kako smo uvijek s obje strane Jadrana radili. Zahvaljujem na pažnji i veselim se ostatku. Grazie, thank you very much, Yuli Domac, per questo intervento. E, quindi l'appello finale è molto importante, perché l'azione di ciascuno è importantissima, ma anche avere una comunità che guardi allo stesso obiettivo, quindi un lavoro che vada nella stessa direzione di questa Europa più verde, sana, soprattutto in questo momento così difficile per l'umanità. Quindi un'attenzione sempre grande, i piccoli comuni, l'importanza dei piccoli comuni e la partecipazione di entrambe le sponde dell'Adriatico, quindi questa collaborazione che è stata attivata deve essere un esempio anche per altri territori. E adesso lancerei questo sondaggio. Is adaptation only somewhere restricted to some projects or programs or everywhere in every aspect of our life and society? Quindi è un sondaggio, it's a poll, dove possiamo rispondere. È comparsa una finestra sul nostro schermo in cui possiamo cliccare grazie alla
diciamo alla domanda è nato questo sondaggio grazie a Caterina che ha dato questa spinta per poter capire l'intenzione, quindi che cosa pensiamo dei cambiamenti climatici e dell'adattamento rispetto ai cambiamenti climatici, se è importante capire che ci sono ovunque. E quindi possiamo votare questo sondaggio, possiamo dare la nostra opinione e poi ci diranno le amministratrici Mariangela e Dominique ci diranno poi il risultato finale dopo il dibattito. E quindi a Caterina Fortune diciamo questa domanda, non so se ce l'abbiamo Caterina? Caterina? Yeah. Miss, eccola. Hello. Okay. Your question is a very important question. Mm-hmm. And the people now vote for a pulse. And what do you think about it? I hope that it's everywhere. Yeah. Everywhere. Because it starts with taking the bike and what I eat for breakfast. And yeah, if I drink from a plastic bottle, or it's like behavioral changes. So it's about, of course, technical solutions. And yet I feel that it's a lot about raising awareness of the changes that we can make in daily lives. It's just, and there is still a lot to do. I'm also learning a lot. Yes, of course. Thank you very much. And other people want to answer, want to do his opinion? So far we have 29 respondents. Let's wait a few seconds more. You have a button called polls with an Instagram as icon. Just click on it and you will see a question popping up on your screen. Qualcuno vuole intervenire per affrontare questo tema, per questa tematica? Yes, good morning. I'm Chiara Barchesi from Abruzzo region. Of course, I just would like to say that I totally agree with Mrs. Fortune, because I do believe that adaptation is everywhere. As she said, we can see it when we drink in a bottle, in a plastic bottle, or when we move by car and everything. So it is very important to change our mind, and awareness and education campaign are really, really important in this, to make territories adapt to climate change. So I would say that I totally agree. I see now the results of the polls, and indeed the majority of people answered that adaptation is everywhere. So Elisabetta, vorrei dire anch'io qualcosa. È vero che l'adaptation è ovunque e ci riguarda tutti, però ha bisogno anche, secondo me, di azioni singolo, cioè di azioni. Puoi attivare il video? Sì, scusa. Ok. Dicevo, l'adattamento ha bisogno anche di azioni singolo, che diventano dei messaggi chiari delle amministrazioni pubbliche. Abbiamo bisogno di esempi, di capire che se si agisce in un certo modo ci guadagniamo tutti, ma in qualità della vita, che è la cosa fondamentale. Che poi, diciamo, la salute del pianeta ci è cara a tutti quanti,
ma la qualità della vita l'abbiamo proprio toccata con mano in questi mesi, in questo anno e mezzo di Covid. È una cosa che ci tocca ancora di più, perché riguarda proprio la nostra persona. Allora dobbiamo far capire alle persone, con azioni concrete che vengono dalla pubblica amministrazione, che è l'adattamento essenziale per migliorare la nostra qualità della vita, la nostra sopravvivenza nel pianeta. Ecco, questo abbiamo bisogno di azioni concrete, di azioni apripista. Ecco, io credo che siamo in questa situazione. Allora, io ho visto Mariangela e Dominique, mi date l'ok per era finale il dato del sondaggio? Sì, l'abbiamo chiuso. Ok, allora Miss Fortune, il sondaggio è 83%, 83% a favore, quindi la adaptation is everywhere. And okay, but is a 17% somewhere. It still needs to be more included in projects. And we also have this question in the commission, because in I don't know if I can talk, but like okay, in the past we also had a financial fund with the European Investment Bank called Nature Capital Financing Facility, NCFF. And the pilot was to support biodiversity and adaptation. And now after the 5 years, we see that it's not really easy to have projects only on adaptation, that it's actually better to see adaptation everywhere and rather have advisory on adaptation in all projects. Of course, the infrastructure projects, but other projects, and rather have maybe the adaptation as a small component of the investment, but yet systemic and everywhere, because it also proved that it's not easy to have only adaptation projects. So it is a bit everywhere and somewhere, yeah. We have a challenge. It's a challenge to communicate, no? For the media, for the people said the problems for emergency, because a people is a very so-so, it's not so important, the adaptation, no? When you leave, you can talk about a bottle. You go to a sea. You drink a bottle of a plastic bottle, and it's very difficult to learn the best practice in the life. Hmm? Then abbiamo la domanda, passo alla domanda di Chiara. With great pleasure. Thank you very much. I am really curious. I mean, I am from Abruzzo region, and of course, as a region, we do have the regional strategy for adaptation to climate change, which is connected to the national level, which in turn is connected to the European level. So, but then we do have also the local level, because we have the local plans, that is the joint paths. So I would like to ask to both the Italian and Croatian ministries representative, how do you think
it is really effective to connect the local plans to the regional and national ones, because this is really, really challenging. For example, when we were developing the joint paths for our two target areas, we found some differences concerning the micro area to which Abruzzo region belongs in the national plan. So evidence shows that the local data are different from the national ones, and this is really, really challenging. So just wondering, what do you think, which is the best way to connect the local plans to the national and to the regional and national ones, and what we can do to make them connect and integrate at the best? Thank you very much. So please, either Duna or Fabiana, if you would like to answer, please do so. Sì, ecco, grazie. E dunque, ovviamente la coerenza degli strumenti di pianificazione è fondamentale, diciamo, della coerenza degli strumenti di pianificazione sia a livello orizzontale che verticale. Il piano nazionale di adattamento non è un piano che è stato adottato, quindi sono dei documenti di piano che sono stati comunque pubblicati, messi a disposizione. C'è una procedura di valutazione ambientale strategica in corso. Sono state, ecco, la commissione tecnica via VAS ha mandato il parere, abbiamo ricevuto il parere, sono state formulate diverse osservazioni, non soltanto sul rapporto preliminare, ma anche su, appunto, i documenti di piano, per cui, ecco, insieme diciamo, in maniera condivisa, insieme ai territori, agli enti regionali, locali, ovviamente si cercherà di colmare quelle disomogeneità che possono essere presenti al fine proprio di rendere coerenti le politiche a tutti i livelli di governo, anche, diciamo, anche quelle che intersecano vari settori, perché ovviamente l'adattamento, essendo un tema trasversale, interseca quasi tutti i settori, sia naturali che socio-economici, per cui è veramente importante ed è un compito arduo cercare di, ecco, mettere a sistema un po' tutto, comunque nell'ambito del procedimento di VAS, ma ecco, la Regione Abruzzo lo sa, perché nell'ambito del progetto Creiamo PA dialoghiamo in maniera costante con tutte le regioni, e ecco, lo sforzo di mettere a sistema tutto e creare coerenza, lo sforzo e la volontà ci sono. Ovviamente il processo è stato avviato, ci vuole tempo, pazienza, ma ecco, c'è. Il dialogo e l'importante, ecco, è mantenere e portare avanti il dialogo e la collaborazione tra tutte le istituzioni a tutti i livelli, ecco, dal nazionale al regionale e locale, e insieme si riesce, appunto, a smussare quelle situazioni di non perfetta coerenza che possono verificarsi, ecco. Grazie, dottoressa Baffo. Miss Mazzocco, what about the Chiara Barchesi question? Miss Mazzocco? Sorry, again, I'm trying to listen to the translation till the end. Okay. The same question by Chiara. Da, čujem vas sad. Ispričavam se, samo slušam prijevod do kraja. Okay.
Također smatram da je izrazito važna ta suradnja i taj dio gdje se zapravo povezuje nacionalna i lokalna razina u svakom aspektu. To jest jedan veliki izazov i to je iznimno važno, iznimno teško. Međutim, upravo ovakvi projekti jesu smišljeni za to da te stvari rade i upravo ovakvi projekti nam pomažu da takve stvari uspijemo organizirati i da uspijemo osvijestiti lokalnu zajednicu na koji način se može uključiti odnosno na koji način može zapravo provoditi nacionalne politike, odnosno na koji način se nacionalne i regionalne politike mogu spustiti sve do lokalne razine. Thank you very much. Thank you for your answers. Grazie Miss Mazzocco. Io avrei una domanda per Julie Domach. Prima la dottoressa D'Onofrio ha parlato di azioni simbolo. E volevo sapere, appunto, come patto dei sindaci, se c'è qualche azione in particolare che diciamo è un'operazione simbolo, senza togliere nulla a tutte le altre azioni effettuate, però se c'è un qualcosa che può essere apripista, quindi preso ad esempio per poterlo poi replicare. Per Julie Domach. Perhaps I can answer to these questions as member of the Covenant of Mayors Europe. We have actually plenty of best practices and good practices, in particular on adaptation. Now it's really complicated to actually elect one good practice among all. Avevo il microfono spento forse. No, you did have the microphone open. Can you hear me? Now yes, sorry, I have audio turn off. And no, chiedevo una domanda per Julie Domach. Prima la dottoressa D'Onofrio ha parlato di azioni simbolo. Volevo sapere, appunto, come patto dei sindaci, se c'è un esempio, un'azione che può fare da apripista per essere poi replicata in altri territori, senza togliere nulla alle azioni che sono già state fatte di tutti quanti, però se c'è un qualche azione simbolo che possiamo prendere ad esempio. So as mentioned earlier, of course, Julia, please, you're welcome to add something or to reply to these questions. But as a representative of the Covenant of Mayors Europe office, perhaps I can answer to these questions, saying that we actually have plenty of good practices and plenty of signatories, municipalities all over Europe that are leading the initiative and the activities on climate energy in general, but also on adaptation. It's very complicated to select one main good practices among all, because they are all very interesting and very different from each other. And of course, due to climate change and to geographical different geographical territories of Europe, it's not possible to have a good practices that perhaps first of all is, you know, the best everywhere in Europe. Anyway, all our good practices are published on our website, and so you're welcome to check them. Thank you. And of course, Julia, if you want to add something, or perhaps you know something from Croatia, please
just mention it. Non so se qualcuno mi può rispondere a qualche perché vedo che non interviene Mr. Domac, se c'è qualche esempio concreto, magari senza dire appunto, non lo so, per capire bene in cosa consiste proprio questa strategia, cioè che cosa effettivamente possiamo raccontare a chi, al pubblico, al vasto pubblico, all'opinione pubblica, a parte appunto il principio della strategia, se c'è già qualche esempio che possiamo proprio raccontare. Cosa fa un comune, cosa fanno 10 comuni, cosa, cioè, non so, dov'è forse la strategia, dove sono un po' più avanti rispetto all'adaptation. Elisabetta, provo di nuovo io se non vuole intervenire nessuno, perché ho parlato anche troppo. Grazie. Però, diciamo, io sto sollecitando un pochino, giusto anche per i fini giornalistici, ecco, certo. Per raccontare un po'. Allora, in poche parole, il progetto Join SECAP ha trovato già sta trovando una prima implementazione, proprio nella direzione dell'adattamento. Con la Regione Abruzzo, Comune di San Benedetto e una rete di comuni sulla costa adriatica teramana, ma anche c'è il comune di Ancona, Pescara. Stiamo per iniziare un altro progetto sulle infrastrutture verdi, quindi su quelle misure di cui prima si faceva menzione in molti interventi, come in qualche modo un obiettivo dei prossimi anni e anche fonti anche di finanziamento importanti da parte dell'Unione Europea e da parte poi del Recovery Plan nazionale. Nasce come un progetto rivolto in cui le comunità locali, i tecnici locali, le amministrazioni locali sono i protagonisti, perché le misure di intervento sulle pinete costiere, che è un problema importante nei nostri territori, stiamo perdendo un patrimonio forestale fondamentale, purtroppo stanno finendo il loro ciclo naturale di vita, le nostre pinete. Questo non riguarda tra l'altro solamente l'Abruzzo e le Marche, ma un po' la situazione italiana in genere. E stiamo incrociando questo problema con una mancanza di aree verdi all'interno dei sistemi insediativi costieri molto densi e alla salute delle persone. Quindi questo è un progetto che mette in relazione salute, adattamento climatico e recupero della biodiversità all'interno delle città. È un progetto molto ambizioso che tra l'altro prevede delle ricadute fondamentali nella strumentazione urbanistica, e questa era anche un po' la domanda che volevo fare a Fabiana Baffo e alla dottoressa Mazzocco, cioè i piani urbanistici, in che modo, che sono centrali in questo progetto che stiamo costruendo, come devono modificarsi, come devono cambiare,
per accettare la sfida dell'adattamento. Ecco, quindi diciamo questo era quello che volevo dirvi. In realtà è fatto riferimento a un progetto che vede la parte dei partner italiani e speriamo anche di avere la possibilità nel futuro di fare un analogo progetto per l'altra parte dell'Adriatico, e che però è una sfida perché mette in gioco degli strumenti che attualmente non sono pensati, non sono predisposti per assorbire dentro appunto misure dell'adattamento. Grazie. Grazie Rosalba D'Onofrio, grazie dottoressa D'Onofrio. Non so se la dottoressa Baffo vuole dire una parola e poi chiudiamo. Per tutti, per i traduttori anche, per dirlo a tutti i partecipanti a questa sessione conclusiva della conferenza finale del progetto Joint Stakeup, facciamo un invito a tutti i partecipanti ad attivare la telecamera, quindi ad attivare per l'immagine, per avere poi una fotografia finale di tutti quanti. Quindi prego tutti quanti di attivare il proprio video, la propria telecamera. Grazie, così facciamo una foto di gruppo finale. Mariangela, non so, c'è l'assessore Campitelli che voleva salutarci? Stiamo sì, salve, buongiorno a tutti. Ah. Salve. Assessore, eccolo. Sentite? Buongiorno assessore Campitelli. Buongiorno. Grazie. Buongiorno a voi. Di aver voluto fare questo saluto anche in questa situazione di movimento in macchina. Vabbè, io vi chiedo scusa, non mi sono potuto collegare prima, purtroppo sono giornate Deve parlare lentamente che ci sono i traduttori. Ah, ok. Allora grazie. Cerco di essere un po' più cauto. Volevo ringraziare tutti quanti voi per aver organizzato questo incontro. È un tema molto molto importante e sposa appieno, diciamo, l'idea che abbiamo anche noi come governo regionale rispetto alla tematica ambientale. Noi come Regione Abruzzo vogliamo mettere in campo tutte le azioni per ridurre i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, e quindi che molte volte possono trasformarsi in una vera e propria emergenza climatica, nonché emergenza territoriale. In Abruzzo abbiamo avuto qualche esperienza negativa con le mareggiate del 2019 che ha martoriato la nostra costa, e quindi è ovvio che oggi è vero che siamo tutti quanti presi da un'emergenza sanitaria e quindi da questa pandemia, però non possiamo dimenticare un'altra emergenza che è l'emergenza climatica. Non è arrivata la fine del mondo, non sono un catastrofista, ma credo che sia il momento di agire. Questo è quello che ci siamo detti anche al COP25 di Madrid, che è il tempo di agire. E quindi è ovvio che abbiamo il dovere di mettere in campo tutte le nostre strategie affinché possiamo, da qui al prossimo futuro, avere uno sviluppo sostenibile del nostro territorio. Noi, come Regione Abruzzo, vogliamo supportare soprattutto gli enti locali, i comuni, tant'è che siamo accanto a loro anche nella trasformazione, il passaggio dai PAIS ai PAIS, che quindi ai piani di azione per l'energia sostenibile e il clima, con il concetto diciamo delle aree climatiche omogenee. E in questo credo che anche il progetto Joint Stakeup rappresenti una best practice. Sono stati realizzati 3 piani di azione per l'energia e il clima, coinvolgendo 15 comuni, soprattutto coinvolgendo poi gli stakeholders a livello regionale, a livello nazionale, le università, ma soprattutto abbiamo dimostrato con questo progetto l'importanza dell'aggregazione. L'aggregazione soprattutto dei comuni, soprattutto dei piccoli comuni,
che oggi vivono un momento di difficoltà, non solo nel reperire i fondi, ma soprattutto nel reperire anche le competenze tecniche. E quindi credo che l'aggregazione, comuni, enti locali, regione e tutti i portatori di interesse possa rappresentare un metodo per superare questi ostacoli. Noi ci siamo come Regione Abruzzo, siamo coinvolti in prima linea e vogliamo supportare gli enti locali per raggiungere quegli obiettivi nobili sulla neutralità climatica del 2030-2050. Ecco, grazie all'assessore della Regione Abruzzo Nicola Campitelli che ha voluto porci questo saluto, ma ci ha dato anche degli elementi importanti dell'attività che gli amministratori vogliono, hanno intenzione e quindi portano avanti con grande impegno, perché come ha detto non siamo catastrofisti, mi ha colpito questo passaggio, ma bisogna agire e quindi ricordiamo tutti gli eventi estremi che hanno colpito la Regione Abruzzo e comunque non solo l'Abruzzo, purtroppo sono sempre più frequenti. La ringrazio, grazie anche alla Regione Abruzzo. Grazie a voi. Grazie. Salve, buon lavoro a tutti. Vogliamo... ci sono tutti attivi, Mariangela, i video? Abbiamo già preso gli screenshot prima. Ah, perfetto. Già tanto in ritardo, dobbiamo chiudere. Sì, erano le 12.10, ho nel programma, siamo alle 12.09 e quindi io saluto tutti quanti, grazie per aver partecipato e adesso il lavoro è quello di comunicare il più possibile tutte queste importanti nozioni che ci avete dato. Thank you all for joining. Thank you very much. Thank you to everyone. Thanks a lot. Bye.